E sotto l'egida, sotto il segno di Dream Coffee, il nostro sponsor della trasmissione Fischiare o non fischiare, salutiamo l'ex arbitro di Serie A ed amico di Staff Radio, Angelo Bonfrisco. Ciao Angelo! Ciao Stefano, buonasera a tutti, ben ritrovati. Allora guarda, oggi prendiamo in esame sei partite, non parliamo di Roma-Palermo, dell'episodio Vasquez, adesso non ricordo il fallo su chi sia stato, mi sembra su Nainggolan, il rigore c'era ma la Roma ha vinto 5-0, invece ci concentriamo, che poi tra l'altro l'arbitro fischi il rigore e poi non lo dà più, quindi un fatto particolare, non so, ne volevi parlare anche se la partita è finita 5-0, Angelo? Sì, no, beh, l'episodio è abbastanza curioso proprio per l'atteggiamento, perché l'arbitro istintivamente dà il rigore e poi probabilmente per un'imbeccata sbagliata di un suo collaboratore gira il dito verso il centrocampo, quindi dà fallo al difensore. Però Nainggolan aveva preso bene lo spazio e il difensore gli frana addosso. È un fallo allora che dal campo si può anche confondere e probabilmente dipende molto dall'angolatura con cui viene valutato, okay. Però noi l'abbiamo rivisto alla televisione perché era giustamente un calcio di rigore, così come istintivamente l'arbitro aveva inizialmente decretato, certo. Allora senti, andiamo invece alle partite più equilibrate. Perché Verona-Chievo, due calci di rigore, uno per il Verona, fallo di Spolli su Toni, e poi sul secondo Moras su Inglese, c'è addirittura il secondo giallo per Moras, e volevo sapere un po' la tua opinione su questi due episodi. Allora, due rigori su questo derby sono due episodi importanti. Allora, per quanto riguarda quello di Toni, mi è sembrato abbastanza netto, Spolli in ritardo, lo aggancia e viene anche ammonito, oltretutto ammonizione che peserà, perché poi sul secondo intervento, sul secondo giallo, viene poi espulso. Mentre per quanto riguarda l'altro rigore, a mio avviso non c'era, perché è più l'attaccante che si trattiene alla maglia di Moras, che purtroppo oltre al danno, cioè oltre al calcio di rigore, la sanzione tecnica, viene riammonito e viene espulso, quindi questo è un errore secondo me da parte dell'arbitro Guida di Torre Annunziata, che ha mal valutato questo contratto. Non c'era rigore e di conseguenza non sarebbe stato espulso Moras. Allora, andiamo adesso invece alla partita del sabato sera, Inter-Sampdoria, perché D'Ambrosio cosa fa? Segna, ma dopo un paio di minuti si rende protagonista di un evidente fallo di mano nella propria area di rigore. Anche qui l'opinione di Angelo Bonfrisco. Allora, intanto diciamo, in termini generali, non è stato un grandissimo weekend dal punto di vista arbitrale, un weekend lungo, perché ricordo che le partite poi sono partite già dal venerdì sera con Bologna e Juventus. L'arbitro in questione è Massa d'Imperia e nel caso in questione D'Ambrosio tiene troppo largo il braccio, sicuramente interrompe la traiettoria, un tiro che va diretto in porta, e questo a mio avviso era assolutamente un calcio di rigore da decretare con ammonizione annessa a D'Ambrosio. Quindi questo è diciamo l'errore più grave di Inter-Sampdoria, che sicuramente poteva diciamo mettere la partita in condizioni diverse. Senti, ne hai parlato te, no, dell'anticipo del venerdì sera, ma ne parla anche Felipe Melo al termine del match o poco prima del match Inter-Sampdoria. Il giallo a Bonucci per quell'entrata non dato è un qualcosa di clamoroso. E poi volevo sapere se secondo te c'era anche quel fallo di mano di Marchisio, come hai visto questi due episodi? Allora, dunque, per quanto riguarda... Allora, Felipe Melo credo che sia uno degli ultimi a poter parlare di falli, perché secondo me conviene che lui cambia argomento. Però, detto ciò, e passami la battuta, io credo che il fallo di Bonucci era assolutamente da ammonizione, perché lui arriva in ritardo e l'entrata è anche abbastanza pericolosa, quello anzi era un arancio, quindi però non aver dato il provvedimento disciplinare è sicuramente forse l'errore più grave di tutta la partita. Certo. Errore grave anche perché avrebbe fatto scattare la squalifica in una partita molto importante, perché ricordo che l'Inter e Juventus si incontreranno nel prossimo
nella prossima domenica sera, è vero, domenica sera. Allora andiamo adesso a Genoa Udinese, due rigori, anche qui uno per parte, c'è prima il rigore dell'1-1 di Cerci e poi il possibile il rigore del possibile 2-2 che Di Natale si fa parare da Perin. La tua opinione su questi due rigori, secondo te c'erano? Sì, secondo me sono tutte e due corretti, peccato per l'episodio diverso, perché comunque era netto a mio avviso il rigore a favore del Genoa, e peccato dico che Di Natale abbia poi sbagliato invece quello che è stato decretato a Terò, credo. Sì. Per cui qui nulla da dire, credo che Gervasoni abbia fatto una buona partita, al contrario un po' di diversi arbitri che non hanno ben interpretato tanti episodi d'area di rigore, quindi rigori dati, rigori non dati, rigori un fallo fuori area, abbiamo visto trasformato il rigore, quello di Verona che addirittura quasi è fallo a favore del difensore, viene dato rigore, quello dell'Inter che è grossolanamente un calcio di rigore non concesso, quello di Dambò, cioè ci sono veramente tanti episodi d'area di rigore che questo giro non sono stati ben interpretati. Allora andiamo alla partita Sassuolo-Empoli, perché si parlava di un rigore concesso con un fallo avvenuto 3-4 metri fuori dall'area di rigore, ma a noi interessa anche la tua opinione sulle due espulsioni, quella di Missiroli e quella di Tonelli, tra l'altro Tonelli per il gesto delle manette ha preso 3 turni, e poi c'è questo rigore che riapre la partita che viene dato, il fallo però è 3-4 metri fuori dall'area di rigore. Prego Angelo. Sì, no, infatti l'avevo proprio preannunciato, cioè il tocco è nettamente fuori dall'area di rigore, probabilmente lì quando si sono un po' consultati sia l'arbitro di porta e l'assistente, perché la caduta avviene nettamente all'interno, sì. Però il tocco è all'esterno, quindi probabilmente a velocità normale hanno avuto questa grande difficoltà e quindi c'è stato l'errore, questo doveva essere un calcio di punizione dal limite. Valeri di Roma secondo me ha un po' anche mal interpretato queste due espulsioni che sono sicuramente pesantissime, anche perché soprattutto quella di Missiroli per un tocco di mano che avviene poi dopo che il pallone gli è schizzato sul petto, per certo. Cui a mio avviso non so neanche se era da fischiare, ma al massimo se fischiato il fallo non era assolutamente la seconda ammonizione. Così pure la seconda espulsione di Tonelli, l'entrata è un gioco pericoloso, è vero che è un'entrata scomposta, però anche lì si poteva soprassedere, quindi è stato un po' severo e direi anche impreciso nelle espulsioni e soprattutto nel calcio di rigore Valeri di Roma, ricordo la partita che era Sassuolo-Empoli. Andiamo a Torino, Torino-Carpi, nel primo tempo addirittura un doppio rigore in area di rigore del Carpi, spinte su due giocatori, uno di questo Glick che erano andati a colpire di testa sul calcio d'angolo, nella ripresa invece Belotti si torce la caviglia da solo, insomma succede un qualche cosa, secondo me non è stato toccato da nessuno, l'arbitro a bocca del rigore, Belez fa una gran parata su Maxi Lopez, a te il commento. Guarda, su questa cosa vorrei dire questo, allora sì. Sicuramente Belotti scivola in quel momento e come dici tu gli parte proprio la caviglia e non è neanche una simulazione, lui proprio sì. Scivola, cade. Sì. Sì. Probabilmente la posizione dell'arbitro ha fatto sì che quella caduta abbia fatto credere che fosse stata l'effetto di un fallo di uno dei due giocatori che effettivamente erano vicino a Belotti, ma nessuno di due lo tocca. Al di là quindi dell'errore della topica dell'arbitro, quindi, ma a questo punto anche degli altri due collaboratori che potevano aiutarlo, però credo che veramente questo poteva essere il caso per rimanere un po' nella storia, cioè Belotti che sa benissimo di non essere stato toccato da nessuno, poteva solo lui in quel momento dire all'arbitro guarda non sono scivolato e probabilmente hai avuto l'impressione del rigore, sarebbe stata una cosa storica, forse pretendo troppo, però questo era il classico caso dove si poteva aiutare l'arbitro in questo senso, quindi aprirei un bel dibattito su questo, devo dire non è successo, peccato perché Belotti ha perso un'occasione e oltretutto poi il rigore è stato sbagliato, sì. E quindi evidentemente una sorta di c'è stata, però ripeto sarebbe stata una grande occasione che Belotti si è fatto sfuggire. A
Allora, senti, no, visto che hai parlato di Belotti che si è lasciato sfuggire questa occasione, io invece volevo fare i complimenti a Mirante, il portiere del Bologna, che all'89esimo, 90esimo minuto va a dire all'arbitro e ai suoi collaboratori che ha toccato il pallone su un tiro di un giocatore della Juventus, dando così il calcio d'angolo alla Juventus. Mancavano pochi minuti, partita sullo 0-0, poi terminata sullo 0-0. L'arbitro non si era accorto nessuno della deviazione di Mirante. Mirante è stato bravissimo, quindi facciamo i Bravo, complimenti, è vero? Ecco, quindi. anzi, bravo tu che lo ricordi e bravo Mirante che, come vedi, ha colto l'occasione per fare un gesto bello, come, e giustamente, come stai dicendo tu, va sottolineato, perché a quel punto della partita, insomma, un calcio d'angolo, la deviazione c'era assolutamente stata, non vista da nessuno, e lui ha detto l'ho toccata, e credo che sia stato un ottimo gesto. Evidentemente questa dovrebbe essere la direzione giusta, perché anche i giocatori, quando vogliono, possono aiutare gli arbitri, e questo Senz'altro. credo essere un bel viatico, perché purtroppo succede proprio in rare occasioni, però almeno quando succede è giusto sottolinearlo e sperare che avvenga più volte, insomma. Senti, andiamo all'ultima partita, il posticipo di ieri sera, Napoli-Milan. Io non so come mai gli addetti ai lavori a Napoli si lamentino dell'arbitro che ieri sera appunto ha arbitrato Napoli-Milan. Però sono sicuri di una cosa, che c'era un fallo 30 secondi, 40 secondi prima del pareggio del Milan. Ora non so se su Isai o Allan, che supera un giocatore del Milan, sta per andare a prendere la palla proprio sulla linea del fallo laterale. Questo giocatore invece lo trattiene e questa trattenuta fa sì che il fallo laterale sia dato al Milan perché il giocatore non può recuperare la palla. Fallo laterale al Milan e poi dopo 30-40 secondi c'è il gol del Milan. Si lamentano, sì, va bene, ma insomma, dopo 30-40 secondi non è un'azione di contropiede, stiamo parlando di fallo laterale, Angelo. Sì, assolutamente, infatti io non vorrei neanche discutere se c'era o non c'era il fallo, perché sicuramente un errore o un'imprecisione a metà campo può succedere, ma non è questa la discussione. Io credo che poi non ci si possa appellare quando poi l'azione si sviluppa in un secondo momento, ma soprattutto quando poi, secondo me, ci sono due errori difensivi, perché il Koulibaly credo che interrompa la traiettoria di un cross, Sì. colpendo il pallone con la testa e lo mette esattamente sui piedi del giocatore del Milan, e questo è il primo errore. Ma il secondo errore, che è quello più grave, perché questo il primo potrebbe essere anche La copertura mancata di Isai o Allan, insomma, uno dei due, certo. assolutamente sì, il giocatore del Milan è tutto solo, quindi caccia in porta, oltretutto credo che sia uno dei pochi tiri che abbia fatto in porta il Milan e ha trovato il pareggio. Ora, voglio dire, dopo due errori così, andarsi a rivalere su un presunto fallo a centrocampo mi sembra un po' puerile, insomma, non mi sembra da Serie A, non mi sembra un discorso da Serie A, quindi detto proprio, e parlo da sportivo, neanche da arbitro, Certo. quindi la vedo proprio così. Certo. Senti, non ci sono episodi in Frosinone-Lazio, ce ne sarebbe uno in Atalanta-Fiorentina con il portiere che su un tiro di Gomez sembra prendere lo stesso Gomez, invece le immagini ci fanno vedere che Gomez non lo prende. Ecco, in quel caso uno anticipa il portiere e tira fuori, il portiere però entra sul giocatore, se lo tocca è rigore, in questo caso non l'ha toccato, è rigore, Angelo? No, direi di no, perché a questo punto bisogna un po' sanare quelli che sono gli interventi del portiere, perché almeno quando non c'è il contatto io non lo punirei. Il rischio c'è, perché purtroppo quando il portiere entra e non prende la palla non ha più l'autocontrollo del corpo, per cui il corpo potrebbe anche andare a fare danni, però in questo caso direi che se il contatto non c'è stato ha fatto bene No, l'arbitro a non no, no, il fischiare. contatto non c'è stato. Io ti stavo facendo la domanda opposta. Ci fosse stato il contatto anche con il tiro già andato fuori, si dà il rigore, perché in altri casi ho visto assegnare i rigori e in altri casi e in altrettanti no. Quindi la regola Allora, è sì. dal punto di vista, allora in questo caso abbiamo salutato che ha fatto bene, dal punto di vista regolamentare, nel momento in cui butti giù il giocatore e la palla è ancora all'interno del terreno di gioco, è No. tecnicamente un calcio di rigore. Certo. Anche se capisco che dal punto di vista proprio umano, non regolamentare, è facile considerare l'azione già finita, nel senso che tu hai comunque calciato. E poi sei stato atterrato nel momento in cui probabilmente non hai più la disponibilità della palla, quindi la discussione è sempre un po' borderline.││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 
Però dal punto di vista regolamentare, se tu mi butti giù all'interno dell'area e il pallone è ancora in gioco, in teoria non c'è poi la valutazione del fatto che io possa più o meno raggiungere la palla. Tu mi hai tirato giù e abbiamo visto anche qualche calcio di rigore concesso. Sì, mi ricordo, mi sembra un paio di anni fa su Close, ora non ricordo bene, proprio qui all'Olimpico, esatto. Lazio Udinese, non mi ricordo la partita. Esatto. Ne abbiamo visto anche qualcuno non concesso proprio perché l'arbitro istintivamente considera un po' finita la situazione. Ho capito, diciamo, siamo un po' in una situazione molto borderline. In questo caso la fortuna è che il contatto non c'era e quindi bene ha fatto l'arbitro a non dare nulla, non dare punizione, dare rigore. Angelo, io oggi ti ho fatto parlare tanto, abbiamo preso in considerazione 9 partite su 10, quindi hai parlato tanto e di solito ci sono 3-4 episodi in una partita, ne prendiamo 2-3 partite, 3-4-5 episodi, le altre vanno bene, invece quest'oggi abbiamo toccato, anche se con 1-2 episodi, un po' tutte le partite. Questo significa, come dicevi all'inizio, nella tua prefazione, che è stata una giornata un po' negativa dal punto di vista arbitrale. Sì, è stata negativa perché lo dicono proprio i numeri, no? Abbiamo toccato tante partite, però quasi in tutte le partite ci sono degli errori abbastanza gravi e ripeto, parliamo di errori di aree di rigore, perché nella maggior parte dei casi abbiamo parlato di rigori dati che non c'erano o di rigori non dati che andavano concessi, quindi con conseguenze anche negative dal punto di vista disciplinare della serie, che chi non ha commesso rigore si è beccato pure il giallo, era pure già ammonito, si è beccato il rosso, e l'entrata come quella di Bonucci che meritava il giallo e la squalifica giocherà la partita domenica prossima. Insomma, questo non è sicuramente garantire il campionato dal punto di vista regolamentare, quindi sai, quando sono così tanti gli errori, poi la domenica diventa negativa. È vero che solitamente sono 2-3 le partite incriminate, no? Quindi dove succede vuol dire che la media è stata, diciamo, abbastanza positiva o nettamente positiva molte volte, no? Certo. Perché si fa fatica a trovare gli episodi, 3-4 episodi su 10 gare. Quindi questa è stata una domenica purtroppo un po' turbolenta dal punto di vista degli episodi. D'accordo con te, d'altronde meglio di te chi lo potrebbe dire. Allora, 26esima giornata comunque negativa, attenzione alla 27esima, alla prossima, perché spiccano 2 partite di cartello, Juventus-Inter la domenica sera alle ore 20:45 e poi Fiorentina-Napoli il lunedì sera alle ore 21. Angelo, io ti ringrazio, un saluto sempre al direttore di Drink Coffee, buon caffè a tutti, buon tè a tutti e noi ci risentiamo. Ti anticipo che se Bonucci settimana prossima dovesse fare gol, tutto il mondo si ricorderà che dovrà essere. Vero, io vero. Vero, verissimo. Tra l'altro i dirigenti dell'Inter sperano almeno che sia accolto il ricorso che hanno fatto per Condobbia. Vediamo come andrà questa cosa. E la Fiorentina lo ha fatto per Zarate, credo che in settimana sapremo come saranno andati i ricorsi. Un abbraccio forte, Angelo, a martedì prossimo. Ciao. Grazie. A presto, a te, buona serata. Grazie, ciao. Grazie al nostro Angelo Bonfrisco, buon martedì sera. Lui di solito va ad arbitrare e adesso si andrà a corroborare con un caffè o un tè di Dream Coffee. Allora è veramente tutto per questa puntata, per questa puntata di Fischiare o non Fischiare con l'ex arbitro di Serie A Angelo Bonfrisco, protagonista a 360 gradi. Vi ho già dato appuntamento dunque a martedì prossimo, 1 marzo, ci siamo? Martedì prossimo, no, che dici Stefano, perché 1 marzo? Puoi anticipare, è 23 febbraio martedì, no, è 1 marzo, dai, ci siamo 1 marzo, non scherziamo, è 1 marzo, oggi è 23 febbraio, è tutto. Mi congedo da voi, vado a farmi un caffè pure io, perché poi dopo ci sarà Le Fantanalisi, il programma Le Fantanalisi, tutto sul fantacalcio con Emiliano Ginestrini. Quindi io sto tergiversando perché si è bloccato il mouse e non riesco ad andare, oh, ci siamo, a premere play e a far partire la sigla. Eccola qui, parlavo per questo motivo, non perché mi va di parlare. Parla per lavoro, ma fino a un certo punto, poi bisogna chiudere, so che il mouse non si muoveva, allora prendevo tempo. Mi scuso con tutti voi se in questi 40-50 secondi vi ho tediato, tra poco Le Fantanalisi, Emiliano Ginestrini sicuramente non vi annoierà, a tra poco. I've been lonely too long, oh I can't.